La categoria è quella della ricerca scientifica e ho il piacere di chiamare qui con me sul palco la professoressa Maria Grazia Spillantini. Grazie per essere con noi. Grazie, prego. Le lascio. E guardiamo insieme le motivazioni di questo premio. C'è il respiro di Piero e di Michelangelo nel sapere di Maria Grazia Spillantini, che nasce a Caprese e muove da Sansepolcro i passi di quella conoscenza che la porterà lontano a sperimentare la sua personale visione della prospettiva. Una prospettiva che non gioca su colori e geometria, ma che della matematica ha la logica più profonda, quella che regola il corpo umano. Oggi Maria Grazia Spillantini prosegue l'opera di Rita Levi Montalcini, lei che ne è stata l'allieva prediletta. Lo fa con un suo personale percorso che vede le ricerche in continuo progredire. I risultati si trovano nelle più autorevoli pubblicazioni mondiali di medicina, che giustamente esaltano la scoperta della meccanica della proteina che provoca la morte della cellula neuronale. Conseguito l'obiettivo, l'impegno però prosegue con la concentrazione dello scienziato, unito alla medesima curiosità della studentessa di liceo di Sansepolcro. C'è solo un cambiamento. Oggi, dalla sua finestra, lo sguardo corre sul verde della campagna di Cambridge e non sulle anse del Tevere. Adesso, con emozione e commozione e un po' d'orgoglio, permetti un bentornata, Maria Grazia. Bentornata ed assieme all'augurio, da noi tutti, accetta un abbraccio di riconoscenza per quello che di più importante riesce ad infondere, la speranza. Bentornata davvero. Grazie mille. È veramente un onore parlare con lei, insomma, l'allieva prediletta di un premio Nobel come Rita Levi Montalcini, insomma, che ha commosso tutti noi con la sua scomparsa. Non so se avete capito, ma qua stiamo parlando dell'emergenza vera del futuro, che è quella delle patologie degenerative, che riguardano ovviamente le persone più anziane, ma noi stiamo andando incontro a un mondo che sarà di anziani. L'Italia tra l'altro è uno dei paesi con il tasso di natalità inferiore e con la popolazione più anziana del mondo. E allora io le chiedo come si combatte questa emergenza e se mi può dare anche l'entità del problema, giusto per far capire di cosa stiamo parlando. Sì, innanzitutto grazie mille, è un grandissimo onore e piacere essere qui questa sera e ritornare ad Arezzo da Cambridge. E il mio lavoro in pratica è anche un po' è la mia passione, per questo è anche un grande onore essere qui e poter dire quello che faccio e magari un giorno cercare di dare un piccolo contributo a identificare dei trattamenti per queste malattie. Quindi le malattie su cui lavoro predominantemente, scusate, ma dopo 25 anni in Inghilterra delle volte le parole non mi vengono in italiano. La invidiamo molto, vorremmo sapere l'inglese meglio dell'italiano a volte. Quindi Ci sono queste malattie, sono molto molto comuni, per cui ad esempio io sto studiando la patologia nel cervello di soggetti con Alzheimer, di soggetti con demenza frontotemporale e di pazienti con il Parkinson. E abbiamo trovato che ci sono delle sostanze che sono normalmente nei nostri cervelli e per qualche ragione cominciano ad aggregarsi, a formare dei grovigli, e questi grovigli poi si estendono nel nostro cervello portando, quando raggiungono delle aree ben precise, alla demenza oppure a dei problemi di movimento e così via. E quindi quello che stiamo cercando di scoprire, ora che ne sappiamo molto sulle possibili cause, è vedere come poter intervenire e come fermare la progressione della malattia, perché ad esempio ora sappiamo che per quanto riguarda l'Alzheimer circa 50% di persone sopra l'età di 85 anni hanno la possibilità, la tendenza probabilmente di sviluppare la malattia, e sono circa 30% sopra l'età di 80 anni. Quindi, e non sono soltanto malattie degli anziani, perché ci sono ad esempio il Parkinson, molto spesso può comparire intorno ai 50 anni, 55. Quindi sono malattie che colpiscono un po' tutte le età, devo dire. Quindi da qui ancora di più l'importanza della sua ricerca e davvero congratulazioni e in bocca al lupo per il futuro. Speriamo che, insomma, che da lei arrivi una speranza vera per chi è malato. Sì. La cosa che volevo dire è che queste malattie sono sempre esistite, per cui già al tempo dei Romani
se sa, e anche nella medicina indiana, per esempio, già alcuni millenni prima di Cristo esistevano delle descrizioni che indicano esattamente la postura di persone che hanno il Parkinson. O Cicerone parla di persone di nobili che non riuscivano a ricordare il nome dei loro schiavi o dei loro figli. Magari insorgevano qualche anno prima, perché la mortalità, sì, ovviamente. Soltanto che oggigiorno viviamo molto più lungo e quindi queste malattie sono molto molto più comuni. Veniamo a noi, veniamo alle donne, al motivo per cui lei è qua. Le donne e la ricerca, apriamo due temi spinosi. Le donne e la ricerca e le donne e i cervelli in fuga, perché lei, insomma, ormai è ricercatrice a Cambridge e qui da noi è una vera e propria emergenza quella dei ricercatori che sono costretti, loro malgrado, a lasciare l'Italia perché proprio qua non possono lavorare. Sì, sono due cose un po' diverse, sì, perché il fatto che ci sono moltissime donne nella ricerca fino a un certo punto, fino a un certo livello, quindi ad esempio ci sono tantissime persone che dopo l'università sono donne che iniziano a lavorare in laboratorio, ed è una cosa che affrontiamo molto in Inghilterra, questa, perché arrivato al livello di lecturer, che sarebbe ricercatori, il numero delle donne comincia a diminuire e più si va in alto e più in pratica nella gerarchia più il numero delle donne diminuisce. Quindi ad esempio io sono l'unica donna nel mio dipartimento e lo sono ormai da 15 anni. E il fatto è che molte donne decidono di lasciar perdere. Di lasciar perdere perché pensano che sia troppo difficile, che non ci sia troppo da competere, perché molto spesso è un ambiente dominato dal modo di fare maschile. E quindi c'è la competizione diretta, c'è la lotta per farsi spazio, mostrare i muscoli. E molte persone, alla fine, molte donne, decidono che non ne vale la pena, anche se sono veramente molto, molto in gamba. E questo è veramente un peccato. E quindi, perdiamo un patrimonio. Sì, e quindi quello che cerchiamo di fare in Inghilterra è di... ci sono proprio dei grant fatti appositamente per donne, ci sono delle posizioni e soprattutto donne come me, che ormai sono un po' anziane, insegnano a quelle più giovani, fanno tipo mentor o tutor e le insegnano dove fare domande, come andare avanti. Perché ad esempio due persone in laboratorio a cui aiuto a cercare una strada nella ricerca, perché sarebbe veramente un peccato. La logica del fare squadra di cui parlavamo con la Presidente Ciabatti. E i cervelli in fuga invece, perché anche qui, ecco, in Inghilterra facciamo quello. Sì. Ma in Italia? Io sono ritornata in Italia. Dopo sono andata in Inghilterra, avevo una borsa di studio dell'Accademia dei Lincei e dovevo in teoria rimanere per un anno. Quando sono arrivata era così diverso, ho pensato 6 mesi bastano. Poi invece lavorare era tutta un'altra cosa. Per cui quando ho iniziato a lavorare, visto che il lavoro per me era la mia passione, quello che veramente mi piaceva fare, e con mio padre, che era una persona che ha sempre voluto che sia io che mia sorella facessimo quello che ci interessava, e quando sono tornata a Roma come ricercatore CNR è stato penso il periodo più deprimente della mia vita. Dopo 6 anni in Inghilterra, 7, sono ritornata e l'ambiente era un ambiente politicizzato in cui la meritocrazia in realtà non aveva molto, molto valore. E in pratica, oltretutto, io venivo da un paesino che era Caprese Michelangelo, dove non c'erano persone che lavorassero a Roma, che mi potevano in qualche modo, io anche non volevo, non l'avrei accettato, avere un sostegno di tipo politico e così via. E quindi mi sono ritrovata a dover combattere in un ambiente in cui un po' dovevo farmi... E dato che per me la ricerca era la cosa che veramente mi piaceva fare e quello che volevo fare, ho pensato che stare a Roma, stare in Inghilterra era la stessa, bastava che facessi quello che mi piaceva. Doveva essere sicuramente indipendente dalla politica, questo quindi, ecco. E quindi ho lasciato un posto da ricercatore che era un posto fisso e sono ritornata in Inghilterra come postdoc. Dopo postdoc è una posizione che ha tempo determinato e sono da 2 o 3 anni e ho avuto fortuna perché poi se uno ha voglia di fare in Inghilterra può ottenere delle cose, quindi io ho avuto fortuna. E insomma, cosa dire, purtroppo sono pugnalate nello stomaco queste qua, perché noi che abitiamo in Italia ci dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Io le chiedo l'ultima domanda: quanto è complicato essere donna e fare la ricercatrice?
se devo dire una cosa che sembra molto strana, ma uno deve essere un po' disorganizzato, perché se uno è veramente molto organizzato diventa difficile. Se uno si aspetta di essere in un certo posto a una certa ora, nello stesso tempo finire un esperimento che poi succede qualcosa, oppure diventa un po'... Però se uno non c'ha il magone perché arriva 5 minuti più tardi, oppure se è un esperimento, allora è possibile farlo. Potrei fare la ricercatrice anch'io, guardi, allora se fosse per la disorganizzazione proprio sarei una ricercatrice perfetta. Perché uno deve essere multitask, avere una famiglia, come ha detto prima la professoressa, avere una famiglia, avere dei figli, andare a lavorare, mandare avanti un laboratorio, controllare tutti i giorni che gli esperimenti vengono fatti nel modo giusto, e io non posso avere un gruppo che è poi coordinato da un altro, io devo avere un contatto diretto con le persone del mio laboratorio ogni giorno. Per cui, appunto, forse l'elogio della normalità e della, insomma, del non essere perfetti a tutti i costi, orologi svizzeri sì, a tutti i costi. No. Professoressa, che sollievo saperlo. Matteo, ti invito sul palco per la premiazione. Grazie. Il premio ricerca scientifica a Maria Grazia Spilantini è consegnato dalla dottoressa Barbara Lapini, responsabile per la prevenzione primaria all'ILT sezione di Arezzo, e il diploma è consegnato dall'assessore Carla Borghesi della provincia di Arezzo.